Ma Roma sta diventando razzista? Sicuramente sì. Abbastanza, sono stati dei casi anche gravi, però non tutta, spero. Ma forse dei fenomeni di intolleranza ci sono. Ma razzista, pare un po' esagerato. Secondo me non è cambiato niente da quella, dalla mentalità che c'era qualche anno fa, insomma. No. È abbastanza. Non credo come al nord, ecco. I numerosi episodi di violenza e intolleranza nei confronti di chi è diverso sembrano più che un indizio. Nella capitale trascritte aggressioni vere e proprie, il colore della pelle, le preferenze sessuali, le scelte religiose o politiche sembrano essere diventati un giustificato motivo. Che cosa ne pensano i romani? È un problema che c'è sempre stato, insomma. Purtroppo ancora si vedono casi, insomma. Se c'era del razzismo, c'è. Non è un razzismo nuovo. E quei pochi casi isolati che ci sono bisogna combatterli in qualche modo, insomma. Non c'è una grande tolleranza, o quantomeno quello che sì è più evidente è che ci sono. C'è molta più rilevanza nell'intolleranza che magari nella tolleranza che si vive quotidianamente. Penso che come in ogni posto ci sia una frangia in percentuale minore, per fortuna, che è intollerante a altre culture presenti nella città. Individualmente magari la maggior parte della città di Roma non lo è, però quello che da cittadina, andando anche fuori della città, quello che sento dagli altri è questo. Di fronte a certi episodi, insomma, ci può essere una reazione un po' più scomposta, ma insomma mi pare che la mentalità sia quella, insomma. Beh, credo che facciano parte di gruppi occasionali, ma che non sia il pensiero della gente comune, insomma. Io penso siano persone in un certo senso frustrate, che per esperienze personali oppure per un'intolleranza, almeno anche alle informazioni che riceviamo oggi, si ritrova anche una violenza repressa che in un certo senso la sfoga in determinate vie e se la prende con omosessuali, rumeni, che generalizzando troppo. Anche le scritte che si vedono sui muri, gli striscioni che appaiono negli stadi, c'è sempre di più un incremento del razzismo che si diffonde anche tra le persone. Beh, le aggressioni sono sempre deprecabili, poi fanno parte adesso di un tipo di società aggressiva, perché allora ci mettiamo il bullismo dentro, ci mettiamo tutto, sono episodi per altro verso anche quelli di aggressione. Quindi sicuramente si fonda su mancanza di certezze interiori delle persone. Quindi si trova l'oggetto, che può essere sia il ragazzino che l'omosessuale o chi altro, per la mancanza di valori che oggi non ci sono nella società. Anche l'emarginazione di conseguenza delle persone straniere è visibile un po' dappertutto. Chi viene da fuori, lo straniero, diciamo, è sempre considerato un po' con un po' di sopportazione. Sicuramente il razzismo viene fuori dal fatto che probabilmente la gente vede che non ci sono risorse nemmeno per gli italiani e quindi in sostanza sente di essere come aggredito da questa folla che arriva e che le risposte che vengono date da tutti i governi sono inadeguate, diciamo, a questo tipo di problema, che è enorme comunque, diciamo. E tutto ciò che è diverso da noi ci spaventa, quindi ce ne dobbiamo difendere. Spesso e volentieri non viene accettato il diverso, viene visto come un intruso nel paese in cui sei, e qualcuno che viene per togliere lavoro alle brave persone oppure viene soltanto per rubare, fare cose del genere. Vedere sempre la difficoltà, qualcuno che ti debba sottrarre qualcosa, quando poi in fondo con un minimo atteggiamento diverso ti puoi anche accorgere che la persona sta alla stessa tua condizione, per cui non ti ruba niente, forse la vive in modo solo diverso da te. Forse è compito dei governi farli integrare al meglio, ovviamente secondo le possibilità.